A Napoli c'è una pizza storica, buonissima, che per tanti anni è rimasta sconosciuta e più. Parlo della Cosacca. Praticamente è la fusione tra una marinara e una margherita. La base rossa della marinara semplice è mantenuta e il fior di latte è sostituito dal pecorino bagnolese. Tutto a posto. Ma perché si chiama Cosacca se è nata a Napoli? Lo zar Nicola I fa un viaggio con la moglie perché il clima di San Pietroburgo può essere fatale per il cuore della zarina. Visti i buoni rapporti tra i Borboni e i Romanov, la scelta ricade sulla Sicilia. La soluzione funziona, la zarina è salva, ma prima di far ritorno in Russia, la coppia vuole ringraziare personalmente Ferdinando II di Borbone per l'ospitalità e vanno al Palazzo Reale di Napoli. Il re addobba la città a festa e chiede ai propri cuochi una nuova ricetta della pizza, qualcosa che neanche lui avesse mai assaggiato. I poveri cuochi si scervellano, ci pensano un sacco, ma non gli viene niente. Arriva il fatidico giorno. Che fare? Presi dal panico, i chef cucinano la pizza ropizzaiola, così la chiamavano perché era la pizza preparata con le rimanenze delle altre pizze, quindi con gli scarti. Proprio per questo motivo nessun cliente dell'Ottocento l'aveva mai assaggiata e per far fesso il re la chiamano Cosacca in onore dei nuovi ospiti russi. Ma mo giustamente ti starei chiedendo che ci faccio davanti a questo cancello. Il passaggio degli zar a Napoli è una prova tangibile, sono queste due statue che vedi dietro di me. Sono due statue in bronzo che si trovano uguali a San Pietroburgo e sono il dono dei Romanov ai Borbone come segno della loro gratitudine. Tu conoscevi questa storia? Se hai altre curiosità legate ai nostri piatti storici, scrivicelo nei commenti.